Dopo il successo dello scorso anno registrato dal comitato organizzatore storicamente impegnato nelle gare di parallelo gigante in Falori a metà dicembre, la Federazione Internazionale Sci e Snowboard ha deciso di dare nuovamente fiducia al team ampezzano guidato da Dennis Constantini per l'organizzazione della Coppa del Mondo di Snowboard Cross. Location già testata, quella della pista San Zan di Socrepes, sulla cortina Ista Ski Area nella giornata di venerdì, con due sedute di training nella mattina e successive qualifiche, così come il sabato che ha visto disputarsi le finali in versione notturna. Questo format in notturna è stato creato e voluto dal comitato organizzatore per dare più spettacolo all'evento. Non è totalmente in notturna perché le qualifiche sono durante il giorno, quindi la possibilità comunque di far vedere al mondo il nostro paese, le nostre montagne, ma comunque anche la magia della notte. Secondo anno, la nostra intenzione è quella comunque di mantenerla tutti gli anni, un impegno veramente importante rispetto a una gara di snowboard alpino, perché qui si parla di movimentazione di neve molto importante, perché appunto il tracciato è formato da gobbe, da paraboliche, quindi è un lavoro molto impegnativo. Quest'anno particolarmente impegnativo per la scarsità di neve e le condizioni meteo che non permettevano la produzione di neve. Al termine delle gare, che hanno riscontrato il plauso da parte degli atleti e della FIS, grande intrattenimento con DJ set e musica al rifugio Chalet Tofane, altro momento molto apprezzato dell'organizzazione ampezzana.